Oggi vorrei ricordare le famiglie che non possono uscire da casa. Forse l'unico orizzonte che hanno è il balcone. E lì dentro la famiglia, con i bambini, i ragazzi, i genitori, perché sappiano trovare il modo di comunicarsi bene, di costruire rapporti di amore nella famiglia e sappiano vincere le angosce di questo tempo insieme in famiglia. Chiediamo per la pace delle famiglie oggi in questa crisi e per la creatività.